Pace e bene a tutti e buongiorno. Oggi 28 aprile ricordiamo Santa Gianna Beretta Molla. Ascoltiamo. Gianna nasce a Magenta, in provincia di Milano, il 4 ottobre del 1922, da genitori cristiani e terziari francescani. Nasce nella casa di campagna dei nonni paterni. I suoi genitori si recavano tutte le mattine a messa. Il padre prima di andare al lavoro e la madre con i figli dopo che il marito partiva. L'11 ottobre ricevette il battesimo nella Basilica di San Martino. Era la decima di 13 figli, 5 dei quali morirono in tenera età e 3 si consacrarono a Dio. La fede genitoriale accompagnò la crescita di Gianna, che considerava la vita come un dono meraviglioso di Dio ed aveva una fiducia illimitata nella divina provvidenza. Ricevette la prima comunione a 5 anni e mezzo e da quel giorno l'ostia consacrata divenne il suo cibo indispensabile di ogni giorno. Il 9 giugno 1930 ricevette la cresima nel Duomo di Bergamo. All'età di 26 anni, la famiglia si trasferì a Genova, Quinto al Mare. Il suo direttore spirituale, Monsignor Mario Righetti, la volle collaboratrice nell'Azione Cattolica, come delegata delle piccolissime. Di salute cagionevole, per un anno smise di studiare. I bombardamenti provocati dalla guerra provarono i suoi genitori, che a 4 mesi di distanza l'uno dall'altro morirono. La madre aveva 55 anni e il padre 60. Dopo la loro morte, nell'ottobre del 1942, tornò insieme ai fratelli a Magenta, nella casa dove era nata. Nel novembre dello stesso anno si iscrisse alla facoltà di medicina e chirurgia. Si laureò il 30 novembre del 1949 e si specializzò in pediatria a Milano il 7 luglio 1952. Predilesse tra i suoi assistiti poveri, mamme, bambini e vecchi. L'8 dicembre del 1954, in occasione della celebrazione della prima messa di padre Lino Garavaglia da Mesero, Gianna ebbe il suo primo incontro con l'ingegner Pietro Molla, dirigente della SAFFA, la famosa fabbrica di fiammiferi di Magenta, appartenente egli pure all'Azione Cattolica e laico impegnato nella sua parrocchia di Mesero. Gianna e Pietro erano stati entrambi invitati da padre Lino Garavaglia. Così si conobbero e si fidanzarono ufficialmente l'11 aprile del 1955, un lunedì di Pasqua, con la Santa Messa celebrata da Don Giuseppe, fratello di Gianna, nella cappella delle Madri Canossiane. Si sposarono il 24 settembre del 1955 nella Basilica di San Martino a Magenta. Presto ebbero dei figli e Gianna seppe armonizzare con semplicità ed equilibrio i suoi doveri di madre, di moglie e di medico. Nel settembre del 1961, con l'arrivo della quarta gravidanza, si scoprì un fibroma all'utero. Per non morire doveva rinunciare alla maternità. Alcuni giorni prima del parto, Gianna disse al marito: «Se dovete decidere fra me e il bimbo, nessuna esitazione. Scegliete, e lo esigo, il bimbo. Salvate lui». Il mattino del 21 aprile del 1962, sabato santo, nacque Gianna Emanuela per via cesarea. Già dopo qualche ora dal parto, le condizioni generali di mamma Gianna si aggravarono. Febbre sempre più elevata e sofferenze addominali atroci per il subentrare di una peritonite settica. All'alba del 28 aprile, sabato in albis, per suo desiderio venne riportata nella casa di Ponte Nuovo, dove morì alle 8 del mattino. Aveva solo 39 anni. Venne sepolta nella cappella di famiglia del cimitero di Mesero e subito si diffuse la fama di santità per la sua vita e per il gesto di amore grande che l'aveva coronata. Papa Giovanni Paolo II la proclamò beata il 24 aprile del 1994
e poi santa il 16 maggio del 2004. Gianna Emanuela, la sua quarta figlia, nata dal sacrificio materno, disse: «Sento in me la forza e il coraggio di vivere. Sento che la vita mi sorride». E per rendere onore alla mamma, dedicò la sua vita alla cura e all'assistenza degli anziani. Quella di Santa Gianna è una storia molto toccante, una nuova vita che arriva, quindi una bella notizia di una maternità, e subito dopo una bruttissima notizia, quella della vita che muore. Gianna ha una malattia proprio in quegli organi che stanno generando quella preziosa vita che porta in grembo. Bisogna operare, che cosa fare? C'è una scelta da fare, ma lei non ha dubbi. Tra me e il mio bambino, salvate il bambino. E quindi porta in avanti la gravidanza fino al parto, quando poi sarà troppo tardi per recuperare la sua salute. E lei quindi perderà la vita, ma alla luce avrà dato il suo bambino. Preghiamo quindi oggi per tutte quelle mamme che devono affrontare delle scelte difficili che comportano anche un po' di sacrificio. E anche noi nella nostra vita, quando abbiamo una vita da generare, ecco, mettiamo una priorità sulla vita più debole, sulla vita che merita l'accoglienza e merita la protezione. Santa Gianna, prega per noi.